partire anche la diretta social, quindi possiamo iniziare. Benvenuti e benvenute, grazie per essere qui questa sera, grazie ovviamente sin da subito soprattutto al professor Vacchelli, con cui riprendiamo il viaggio e inauguriamo anche la stagione estiva qui al Castello, su questo palco, quantomeno dopo la musica dei giorni scorsi. Partiamo da qui, in realtà come saprete l'estate, la nostra bella estate, così abbiamo chiamato l'insieme di iniziative proposte dall'amministrazione comunale insieme a tanti soggetti per l'estate legnanese, ha già visto alcuni appuntamenti. A giugno abbiamo ricordato il centenario con l'opera in piazza, poi appunto il festival qui, il Rugby Sound Festival, e oggi ripartiamo con tutto un programma di iniziative che da oggi fino alla fine di agosto, inizio di settembre, accompagnerà quest'estate qui in centro ma anche nei quartieri, con iniziative come sempre di tenore diverso, rivolte a interessi diversi. Oggi partiamo, vogliamo alto per oggi, partiamo con appunto la nostra lezione dantesca di oggi, ormai tradizionale. Sapete che anche quest'anno abbiamo un ciclo di 3 incontri che parte oggi e poi si sviluppa nei 2 prossimi mercoledì, quindi fino alla fine del mese, ma poi, come dico sempre, seguite tutte le iniziative perché ce ne sono davvero di vario tipo. Tra l'altro partiamo fortissimo da qui a fine settimana, sabato ci sono almeno 2 appuntamenti per ogni sera tra musica, spettacoli, racconti, anche occasioni di riflessione, venerdì in particolare, venerdì sera che è il 19 luglio in biblioteca in collaborazione con Libera commemoreremo l'anniversario dell'uccisione del giudice Borsellino, quindi insomma una serie di iniziative. Per esempio, se volete stare più leggeri venerdì sera, c'è anche la Notte Bianca, tempo permettendo visto l'andazzo, ma direi che per il momento ci siamo, anzi cominciamo con l'inferno, con Caronte presente, quindi siamo perfettamente in tema. Io davvero vi ringrazio ancora, vi auguro una buona serata, rinnovo l'invito a seguire tutte le iniziative. Grazie professor Vacchelli, buona continuazione.